A viso scoperto. L'informazione senza veli con Matteo De Micheli. Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di A viso scoperto, l'informazione senza veli. Questa sera è con noi Adriano Sigatori, psichiatra e psicoterapeuta. Buonasera e benvenuto. Ciao, grazie a tutti e grazie per l'organizzazione che mi ha supportato nelle mie ansie telematiche. Grazie a te di aver accettato l'invito e di essere qui con noi. Io leggo due righe per presentare il dottor Sigatori al pubblico. È classe 1951, è psichiatra e psicoterapeuta, è membro della sezione scientifica, psicologia giuridica e psichiatria forense dell'Accademia Italiana di Scienze Forensi, PhD in filosofia e scienze sociali e comunicazione simbolica, Università dell'Insubria Varese, cultore della materia in filosofia della politica presso l'Università degli Studi di Trieste, autore di numerosi articoli e saggi di politica, filosofia e analisi sociale. È inoltre giornalista e vice direttore di electromagazine.it. In questa puntata... Per correttezza avverto che con l'università mi sono tutto fuori, vista l'età, lascio spazio ai giovani, comunque. Ecco, vabbè, insomma, comunque fino a poco tempo fa. Una vecchia indicazione. Ecco. Allora, con questa puntata prosegue la nostra collaborazione con la casa editrice Nexus Edizioni e a questo proposito il dottor Sigatori ha scritto due belli, veramente articoli interessantissimi, io li ho letti veramente con grande interesse. Se la regia per favore mette la prima slide, una, tanto facciamo vedere la rivista che è Nexus New Time, questo è il numero 158, poi vediamo anche la prossima slide, è il numero 159. Ecco, grazie regia. Io volevo ricordare agli amici che ci seguono da casa che queste sono riviste, questo è un periodico bimestrale, quello di Nexus, ed è veramente una rivista che non scade, perché gli articoli contenuti innanzitutto non si trovano gli argomenti da nessun'altra parte, sono articoli molto molto approfonditi e sicuramente utili sia per acculturarci, per comprendere meglio certe cose, perché offrono la possibilità anche di vedere le cose da un altro punto di vista. È una rivista sostanziosa, sono circa 100 pagine, quindi io consiglio vivamente agli ascoltatori di leggere questa rivista, perché sono sicuro che la troveranno interessante e ne troveranno anche giovamento, insomma, perché di riviste così non ce ne sono in giro. Poi, essendo un bimestrale, uno ha tutto il tempo in questi due mesi di leggersi questi begli articoli, quindi insomma una lettura veramente utile, la consiglio a tutti. E allora adesso iniziamo proprio da uno di questi articoli che ha scritto Adriano Sigatori, che ci parla di come la figura dell'anziano, mentre una volta era il depositario, no, del passato, quindi custode delle tradizioni che poi tramandava ai giovani, invece oggi sono diventati degli scarti da abbandonare nelle RSA perché non producono nulla. È un po' così, Adriano? Sì, purtroppo sì. Mi ricordo, perché non ho la rivista sotto mano, ce l'ho ma non ce l'ho davanti, che avevo riportato, se non sbaglio, una fotografia o è stato riportato un quadro di Enea. Sì. Mi ricordo purtroppo con qualcosa come circa tre quarti di secolo fa, visto il 51 anno di nascita, che alle elementari avevamo nei libri prima o seconda elementare, terza elementare, c'era la fotografia, mi ricordo, di Enea. Cioè il disegno di Enea con il padre Anchise sulle spalle e il figlioletto Ascanio. Sì. Una cosa che al momento, ovviamente, per quell'età non colpiva l'immaginazione, ma senza grandi presupposti filosofici alle spalle, ovviamente. Poi ho capito con il tempo il valore simbolico di quell'immagine. Il figlio, quindi diciamo l'adulto che guida, che sulle spalle porta il retaggio familiare, porta il ricordo, porta la testimonianza, il testimone di un tempo che non c'è più. E per mano ha il figlio, che è il futuro, che guida, il padre guida, lo guida verso un destino che naturalmente è condiviso anche grazie alla memoria storica che si porta dietro. C'è un bellissimo film, tra parentesi, che oltre che il libro stupendo di Cormac McCarthy, La strada, che noi l'abbiamo analizzato in un gruppo che tenevamo di psiche e filosofia, che
ha un ulteriore valore simbolico per il maschile e il femminile, bellissimo. E quindi e questa figura, questo simbolo, innanzitutto politico, oltre che storico, che è stato abbandonato, perché è vero, non è una civiltà per vecchi. La memoria non viene più considerata, i vecchi, quando va bene, sono un peso, diciamo così, sociale. E quando va male sono un peso anche clinico, economico. Mi ricordo che in periodo di Covid, o sedicente tale, di pandemia che non ho condiviso, c'era un signore che aveva postato su una trasmissione che adesso mi sfugge, l'intervista a un gerontologo che mi sembra sia stato o sia tuttora lo specialista del Papa, il quale a un certo punto ha detto purtroppo la condizione economica è quella che è, ha fatto una serie di valutazioni statistiche degli anziani, dei disabili, dei dementi, eccetera, ha detto purtroppo c'è il rischio che si debba applicare l'eutanasia. Eh sì. Questa è stata una cosa semplicemente agghiacciante, secondo me, a dimostrazione appunto che il vecchio pesa, il vecchio non è più utile in una società di competizione economica. Eh sì, è proprio così, insomma, purtroppo si parla di eutanasia, se ne è parlato anche in Veneto, proprio c'è chi ne parla Appunto. perché bisogna, diciamo, tra virgolette, insomma, ma mica tra virgolette, perché per esempio Gotti tedeschi l'ha detto in una conferenza apertamente, eliminare gli anziani perché sono un peso economico, non producono e quindi sono un peso, è una cosa ghiacciante. E tu scrivi giustamente che oggi Ascanio, che è il figlio, sarebbe seguito da una babysitter, mentre Anchise probabilmente sarebbe in un ospizio, in un RSA, quindi insomma tutto Sicuramente. questo patrimonio oggi viene completamente disperso, anche perché siamo nel periodo della cultura della cancellazione, la cultura woke, no? Si cancella la storia, la cultura, la diversità, l'educazione stessa e la stessa natura. E in questo, diciamo, negare tutto si nega anche il passato. Il risultato poi è quello di avere dei giovani che non hanno più una storia, un passato a cui riferirsi e nemmeno un futuro da immaginare. Ma infatti, questo hai ragione, viene chiamata cultura della cancellazione. Io direi, l'inglese non lo sopporto per motivi proprio ideologici, Certo, direi che è anche proprio la cancellazione della cultura, ecco. se scambiamo i due termini. Perché non solo, quando si elimina il passato, quindi la memoria, la domanda è cosa lasciamo alle nuove generazioni? Ma il problema è che non sono interessati neanche le giovani generazioni, perché secondo me la tragedia storica e sociale di una civiltà, lo ha detto qualcuno e lo faccio mio, rifaccio indietro la domanda e comincio con l'affermazione. Una società, una civiltà si dimostra tale, quindi favorevole, positiva, vitale, nel momento in cui dimostra rispetto per gli anziani e cura dei giovani. Nel momento in cui rispetto per gli anziani non c'è più, e i giovani, beh, questo è documentato dalla tipologia scolastica, Galli della Loggia ha scritto di libri eccezionali come La Vuota, Ivano Dionigi, il filosofo, ha scritto altrettanti libri, altrettanti saggi importanti su il fenomeno, non necessariamente in maniera specifica nel suo caso, del fenomeno educativo. Anche la scuola non dà un buon aiuto nella negazione dell'importanza di certe materie. Parlo della geografia, per esempio, per sapere dove siamo e in che contesto siamo nati, della storia, appunto, l'abbiamo detto, della filosofia, della letteratura. La cultura, la cancellazione della cultura, uso questo cambio, come posso dire, di vocabolo, sta attuando anche questo, è documentato, ma partendo dagli Stati Uniti, che è la culla appunto, del fenomeno woke, la rivisitazione della cultura. Ora, cancelliamo tutto, cancelliamo la memoria, cancelliamo la cultura, rimane un presente da vivere in materia, in maniera, come posso dire, materialistica, di sopravvivenza
neanche di vita, ma di sopravvivenza ormai anche dal punto di vista economico, cioè il nulla, il deserto. Esatto, cioè, diciamo, non c'è più bellezza, non, c'è la società che è disumanizzante, c'è la cultura un po' della necrofilia, un po' anche nel, tu lo scrivi, anche nell'abito, nell'abbigliamento dei giovani, per esempio le croci capovolte piuttosto che i tatuaggi dei teschi, tante altre cose, fino proprio all'eutanasia. E come si esce da questa situazione? C'è un modo per uscire, tu lo suggerisci un modo per uscire da questa situazione? Ma guarda, parto, hai usato un vocabolo che io condivido perfettamente, è una società necrofila, perché una comunità, a mio avviso, è quantomeno per le categorie, la comunità, diciamo, particolare di cui faccio parte io, la comunità vive di vita, vive di futuro, vive di passato, vive di destino. Perché condivido il tuo termine necrofilo? Perché nel momento in cui una società rivendica come diritti l'eutanasia e l'aborto, cioè l'accelerazione tecnica della fine e l'impedimento tecnico di una nascita, è una città morta. Morta dal punto di vista simbolico come memoria e morta come prospettiva, stavo per dire statistica, perché potrebbe andare bene per i materialisti, ma è sicuramente dei geni futuri. Non so se ho reso l'idea. Certo. Quindi è una società necrofila. Ecco. Allora, adesso ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, ma restate con noi perché la puntata si fa ancora più interessante. Ecco, siamo di nuovo in onda. Allora, in questo tuo articolo tu scrivi ancora transumanesimo e utero in affitto, no? È l'epoca di tante religiosità laiche, la difesa delle razze di animali in estinzione, la tutela dell'ambiente terracchio, la lotta contro il cambiamento climatico, la protezione delle minoranze e via via, insomma, impegnandosi e pianucolando indignarsi. Però nessuno si preoccupa, e questo è veramente gravissimo, di tutelare delle cose che sono fondamentali, fanno parte proprio della storia dell'uomo, sono insite in noi, cioè il bambino, l'anziano, la famiglia, anzi c'è un attacco proprio verso queste realtà. Beh, contro la famiglia di sicuro, ma perché vediamo, o perlomeno io tento di far capire di non vedere la famiglia soltanto, adesso dirò delle cose blasfeme, ma dal punto di vista sentimentale, dal punto di vista affettivo, la famiglia, dobbiamo renderci conto che il primo nucleo politico di una comunità, nella famiglia si trasmettono dei valori, si trasmettono dei principi, si trasmettono dei ricordi e si addestra l'anima del bambino attraverso queste condivisioni, verso a seguire il proprio daimon, ecco, diciamo così, per usare per dimostrare di aver studiato, come dice il professor Dionigi, per seguire il proprio daimon, il proprio destino. Questo invece non può determinarsi in una società dove è prevista soltanto tecnica e competizione. Le due cose si escludono, soprattutto quando è previsto dalla tecnica o non è previsto dalla tecnica, secondo i punti di osservazione, non è previsto un limite. Quindi una società, un addestramento scolastico che deve essere funzionale al lavoro, non fa cultura. Vedere la vita solo come un insieme biologico far sopravvivere funzionalmente al sistema e poi eliminarlo nel momento in cui non è più funzionale al sistema stesso, non è umano, questo qua è disumano, prima ancora di essere transumano è disumano. Noi siamo nella società del consumo, no? Mentre una volta c'erano per esempio i grandi cantanti, i grandi attori, i grandi registi che per tutta la vita dispensavano opere che ancora oggi magari seguiamo e ascoltiamo, oggi c'è l'usa e getta, no? Il cantante viene un prodotto come un altro, buttato lì e consumato. Però questa commercializzazione purtroppo si estende anche a fenomeni che riguardano la nostra vita. Io per esempio mi riferisco all'utero in affitto, questa
pratica che io trovo aberrante, che è totalmente sprezzante della vita del nascituro, del bimbo che sta 9 mesi nell'utero della mamma e poi da essa viene strappato e affidato a degli estranei. Quanto pesa da un punto di vista proprio psicologico questa cosa su un bambino? Ma sai, intanto questo discorso della come si chiama gravidanza utero in affitto, un altro nome. Sì, io uso anche io il termine utero in affitto. Aspetta, gestazione per altri. Gestazione. Sì, una cosa del genere. È una finta, capito? Infatti sono d'accordo sull'utero in affitto. Diceva Rosa Luxemburg, già dare il preciso contenuto a una parola è un atto rivoluzionario. Questo è utero in affitto, perché nel momento in cui si affitta l'utero appunto di una donna X per una gestazione e poi si compera, e questo è il termine esatto che hai usato tu e uso anch'io. Bene, stabilito questo, che mi sembrava importante, questo è un problema, ed ho perfettamente ragione a Marco Rizzo, è un problema del capitalismo. Cioè, i progressisti che fanno, sono i pubblicitari, diciamo, no? di questa operazione, non possono negare l'importanza del capitale, della mentalità del capitale in un'operazione del genere. Chi ha possibilità economiche compra, e si può comprare la vita esattamente come un qualunque oggetto del desiderio, capito? C'è un grande psicoanalista francese che si chiama Jacques Melman, il quale dice: ormai siamo arrivati al punto che non è il figlio che si avvicina in qualche modo in termine psichico ai genitori, ma sono i genitori che hanno bisogno di acquistare un figlio. Per quanto riguarda poi i risultati, c'è una, non da sola ovviamente, una certa esperienza sui ragazzi adottati. E devo dire la verità che in molti casi, ovviamente non posso portare nomi e cognomi anche se fanno parte del mio schedario, certo, ex lavorativo, e gran parte di questi casi o sono finiti male o hanno avuto dei problemi notevoli di socializzazione, di legami, di relazione, ma questo tranne qualcuno che io conosco perfettamente, di cui sono anche diventato amico nel tempo. Questo perché? Perché ognuno di noi si pone le 3 domande della, non so se era della Sfinge forse, ma sono della Sfinge, la applichiamo alla Sfinge. E chi siamo? Da dove veniamo e dove andiamo? La prima domanda, dal punto di vista psichico, che si pone, ovviamente no, si parla non razionalmente, no? Una persona dice: io chi sono? E questo riporto queste domande che certi ragazzi, parlo di 30 anni fa ormai, purtroppo i decenni passano, si ponevano nei colloqui, si chiedevano, dici sì, ma a me interessa sapere chi sono io, perché, chi sono quelli che mi hanno abbandonato, perché mi hanno lasciato da qualche altra parte, poi il senso di colpa, cosa avrò fatto io per portarli a questa decisione, è un problema psicologico gravissimo, immaginarsi nel momento in cui non solo hanno una corrispondenza di padre e di madre che in qualche misura li hanno fatti o lo hanno concepito e lo hanno lasciato, ma addirittura se può o meno venire a sapere che è stato comperato. Quindi io penso che ci sia un problema devastante questo. Poi c'è un politico che non apprezzo molto, fa il viceministro, ma no, lo conosco anche tutto di persona, che quando si parlava della famiglia dice: ah, io sono per il papà e la mamma. Questo è sentimentalismo. Io mi pongo la domanda tecnica: un bambino è documentato dal neuropsichiatra infantile, che prima si parlava dei 18 mesi, adesso addirittura si parla dei 3 anni, l'attaccamento specificamente materno, essendo materno, è l'elemento fondante per quella che si chiama mentalizzazione, cioè la costruzione biochimica, cioè vuol dire la costruzione neuronale, da cui poi parte
la capacità di socializzazione, la sicurezza di sé, eccetera. Dobbiamo mettere in conto questo, altrimenti molto brutalmente, come considerare il bambino la stessa stregua della memoria e del futuro dell'uovo di gallina, insomma, parliamoci chiaro, e non è così. Quindi certe scelte devono essere valutate non per l'egoismo nostro, ma per le conseguenze che possono portare alla persona verso la quale anche noi possiamo anche voler bene, ma non abbiamo il controllo emotivo di questa. So se ho reso l'idea un po' complicata. Assolutamente, no, assolutamente. E questo rientra, insomma, tu hai citato giusto i casi dei bambini orfani e dell'utero in affitto, che poi hanno giustamente dei problemi per dire da dove vengo, qual è il mio passato, e questo si ricollega perfettamente al discorso degli anziani e al fatto di voler cancellare ogni riferimento culturale, certo, storico e quant'altro, insomma. Tu scrivi anche poi nell'altro articolo, fai notare che l'uomo nella preistoria, grazie al cielo, aveva degli istinti, cioè di cacciare, di scappare se era in pericolo, gli istinti sessuali di riproduzione. Quindi, di conseguenza, se nella preistoria i nostri antenati fossero stati impotenti, paurosi, oppure gay o lesbiche, è evidente che l'umanità sarebbe finita e non si sarebbe più sviluppata. Mentre oggi... Tecnicamente sì, tecnicamente sì. Certo. Tecnicamente certo. Sì. Mentre oggi... Ci spingono invece, no, spingono, purtroppo c'è questa ideologia gender che vogliono imporci a tutti i costi, quindi si è passato dal, il discorso che non bisogna discriminare, che per l'amor del cielo è sacrosanto, al discorso che una piccola minoranza deve imporre a tutta l'umanità il loro modo di vedere le cose. Qui si instaurano una serie di discorsi, no? Però tutto questo è anche, si sviluppa anche con il progredire della tecnologia e dell'uso della tecnica come strumento di misura. È un po' come se volessero, domanda forse un po' azzardata, sostituire l'anima con la tecnologia. Ma non è neanche tanto azzardata, io penso che nei deliri transumanisti, purtroppo anche amici transumanisti, vabbè, ma adesso poi mi scriveranno, amichevolmente mi insulteranno in altre sedi. Ma sicuramente l'anima, cioè, è un concetto ormai per gli altri, no? Forse non per noi, ma sicuramente per questa contemporaneità sembra un concetto superato. Come il discorso etnico, allora finiamo così, perché mi interessa anche sul discorso anima e discorso etnico, dopo se siete d'accordo. Certo. E per quanto riguarda il discorso sessuale, ora, ormai c'è questo scatenamento contro il cosiddetto patriarcato. Bene. Perché, come diceva il famoso, non citato perché per me è spregevole, viceministro, dice, perché io penso sempre al papà e alla mamma. Bene. Fa tenerezza, poi io non sono un sentimentale, non mi commuovo, anche purtroppo i genitori non ce l'ho, ma padre e madre è diverso da papà e mamma. Te mi spiego. Papà e mamma è quello, i soggetti affettivi con ai quali usualmente, io spero almeno per quanto riguarda me, tutti quelli che conosco, abbiamo purtroppo, vogliamo o purtroppo abbiamo voluto bene. Padre e madre, dal punto di vista psicoanalitico e simbolico, sono due cose, non dico diverse, ma molto più complesse. Allora, se sono lungo tagliatemi, no? Dopo no. Riprenderemo. Allora, la madre, allora, intanto sono due soggetti che necessariamente devono coordinarsi dal punto di vista simbolico. Padre e madre non hanno dei ruoli, ma hanno delle funzioni psichiche. La madre, ecco, di accudimento. Dimmi, scusa, vai. No, soltanto dobbiamo fermarci, dobbiamo fermarci per la pubblicità. Ti chiedo scusa, riprendiamo subito dopo, restate con me. È la pubblicità in com'è, capisco, non siamo proprio. Siamo di nuovo in onda. Allora, facevi notare, Adriano, che il papà e la mamma hanno una valenza più affettiva, mentre invece padre e madre hanno un ruolo anche a livello, diciamo, psicologico. Sono perso nella pausa, se non mi ricordavo quello che ho detto prima. Sì, oltre non è solo il ruolo, perché altrimenti simbolicamente il ruolo del padre e della madre ai tempi delle caverne, la mamma
teneva il fuoco e accudiva e preparava il pranzo, e il papà si difendeva dagli animali e portava la preda, insomma, no? Della caccia. E dal punto di vista simbolico, la madre rappresenta l'accudimento. Per questo facevo riferimento prima a quel bellissimo libro e film di McCormack, La strada. E lo posso spiegare le due funzioni proprio attraverso la raffigurazione del film. La madre a un certo punto, a proposito di accudimento nel film, lava il figlio, e mentre fuori c'è il disastro della post-apocalisse. Quando il padre dice usciamo, la madre dice no, non me la sento di uscire, io rimango a casa. La scena termina con si conclude con il bagno al bambino, che è simbolico, il bagno al bambino, e il battesimo, il bagno al bambino. Padre e figlio escono, trovano il disastro. Il film prosegue e a un certo punto il figlio dice al padre, ma ovviamente non dico la fine, la fine anche, chi lo ha visto, è anche intuibile. Il padre mostra e consegna al figlio una pistola, il bambino è piccolo, il bambino accudisce il padre ad un certo punto del film e dice, ma noi, io che ci faccio qua adesso con te che stai poco bene, adesso circa così là? E dice, tu sei importante perché tu porti il fuoco. Dal punto di vista psicoanalitico, quindi, il padre è colui che, la madre è colei che accudisce. E il padre è, ripeto, secondo l'impostazione lacaniana, il padre rappresenta la legge. La legge cosa è? Qual è L maiuscola? Cosa significa la legge? Traducendo in termini nazionali popolari, rappresenta l'esame di realtà. Il padre conduce il figlio al sociale. Io non so se in questa occasione, perché non mi ricordo a memoria l'articolo, in altre occasioni, facevo sempre la metafora della bicicletta, no? E la madre è quella che insegna al figlio a stare sulla bicicletta con le rotelline dietro. Il padre è quello che toglie le rotelle dietro e accompagna il figlio. La domanda è, la madre chiederebbe, ma se cade? Il padre gli risponde, deve provare e si alzerà. Non so se ho reso l'idea. Assolutamente. La madre dice e il padre fa l'esame di realtà. Queste sono le due funzioni. Nel momento in cui vengono a mancare, oppure appunto sono loro e la coppia che ha la necessità del figlio, quindi usufruisce, o i due usufruiscono del figlio per crearsi una propria identità, tutto il lavoro psicologico salta. Questo c'entra anche in questo discorso, quello dicevo prima sul discorso etnico e sulla valenza politica della famiglia, anche radici dal punto di vista comunitario. Certo, assolutamente. Quindi qui si evince il ruolo fondamentale dei genitori come nello sviluppo psicologico, anche non solo, proprio nel per affrontare la vita. Abbiamo tutti bisogno dell'esempio, della guida dei genitori per diventare degli uomini, insomma. Se no è difficile. Infatti, scusa Matteo, sì. Scusami, hai detto giustamente educativo. Io penso che qualsiasi persona, ce ne sono tante di intelligenti e di buona volontà, si sarà posto il problema del ridicolo, la ordinanza, non so se è ministeriale, delle scuole, eccetera, di insegnare i ragazzi all'emotività, al sentimento. È una cosa che grida vendetta all'intelligenza. Ci sono delle cose, diciamo gli antichi, che sono imparabili ma non insegnabili. Come insegni il sentimento, l'emotività, il rispetto verso il prossimo, il rispetto per gli anziani, l'amore per la natura? Non puoi insegnarlo, lo recepisci attraverso l'esempio. E qual è il primo esempio? Quello della famiglia. Certo. O no? Assolutamente. Quindi anche questo è un approccio meccanico, capito, razionale, a dei problemi che sono emotivi. Tu percepisci, comprendi, fai tu, tecnicamente si dice in analisi, introietti
dei giudizi e dei comportamenti, non puoi impararli a scuola, mica c'è l'album, dice devi aprire la porta all'anziano, far passare prima le donne e i bambini, no, lo capisci dal comportamento che gli altri ti trasmettono, se non te lo trasmettono non ci sarà sicuro libro di testo o indirizzo ministeriale a cambiare una società che mi pare dal punto di vista educativo appunto e di rispetto sia un po' scadente. Siamo veramente in grave difficoltà ed questo è un pericolo molto grande perché è evidente che dalla scuola e dalle università dipende proprio la formazione e se queste sono carenti è evidente che poi avremo una società carente anche di persone che sono carenti in alcune cose. È l'epoca della tecnarchia. Tu citi Galimberti, la tecnica avanzata dell'Occidente non è una variante della tecnica antica, ma è la sua antitesi. Mentre Zoc ha chiamato tecnarchia, ovvero la tecnica come dominio dei mezzi, posta a principio e guida di tutte le decisioni finanziarie e politiche. E poi di qua, insomma, il capitalismo va a braccetto con la tecnica. Oh, sicuramente, sono una complicità condivisa naturalmente. È una per dire alla Jünger, è una mobilitazione totale contro l'uomo, vista così, ma per un motivo molto. Galimberti ha ragione, non è che dopo su alcuni suoi interventi in tempo di sedicente pandemia non l'ho sopportato più tanto, ma essendo una persona intelligente e colta, dà delle spiegazioni che sono lineari e comprensibili per tutti. Non è pensabile, o anche sì, ma sicuramente non darà nessun risultato, pensare a un'etica di regolamentazione della tecnica, per il semplice motivo che la tecnica lavora in termini di fini, ovvero la tecnica non si pone il problema se una cosa fa bene o male, ma se si può fare o meno. E se non si può fare, si fa in modo di poter farla. Casomai, dal punto di vista politico, ideale chiedersi eticamente possiamo fermare un disastro, secondo me, nella mentalità tecnocratica, appunto per usare appunto il termine questo dell'amico Andrea Zoc. È possibile? Che sia possibile non lo so. Una cosa è certa che la situazione, secondo me, è già abbondantemente fuori controllo. Degli amici, in un incontro di tanto tempo fa, un anno fa, un amico transumanista mi ha detto: sì, ma non puoi negare che la tecnica non abbia dato dei risultati positivi per la vita, nessun dubbio. Se pensiamo, infatti, facevo l'esempio anche a lui, se pensiamo al pacemaker. È un'introduzione in un corpo meccanico che però permette alla persona di avere una regolazione, diciamo, del battito cardiaco che è vitale, quindi nessun dubbio. E ho un amico, purtroppo, che ha avuto una diagnosi di Parkinson in età giovanile, un grande professionista, giovanile in senso 40 anni, e con un intervento alla testa. Gli sono stati introdotti, credo, da quello che ho capito io, degli elettrodi, per cui lui riesce, il Parkinson non so se si sa, ma comunque è quella malattia degenerativa per cui c'è una rigidità muscolare. Il parkinsoniano, ad esempio, può succedere che si blocchi nel cammino, quindi c'è anche una pericolosità se attraversa la strada, dico due cose così tanto per capire il tipo di malattia. Bene, lui con il telefonino riesce a comandare gli elettrodi e quindi aumentare, in caso di deficit o regolare, diciamo così, l'emissione di sostanza a livello cerebrale e quindi migliorare il sintomo. Perfetto, chi nega che la tecnica non sia servita? E manca solo un punto però. Come dicevano gli antichi, appunto come riporta anche Galimberti, gli antichi ragionavano secondo katametron. La giusta misura, dicevano i greci. E la giusta misura, sì, la tecnica è fondamentale nel momento in cui serve per migliorare la vita di una persona, nel momento in cui presenta dei deficit che potrebbero condizionare la vita quotidiana, mettiamola così. Ma qual è il limite?
rispetto alla manipolazione, perché qua scatta la mentalità contemporanea di cui capitale tecnica, quindi consumo e usufruizione di mezzi meccanici, sono perfettamente, diciamo, convergenti. Siamo nel momento in cui, rispetto all'oracolo greco, diventa ciò che sei, tecnica e capitale hanno stabilito per l'uomo, hanno suggerito all'uomo, hanno condizionato l'uomo, hanno ipnotizzato l'uomo su un altro versante: diventa ciò che vuoi. E questo è pericolosissimo, secondo me. Capitale tecnica e diventare ciò che si vuole è una cosa pericolosissima, tutto in atto e già, secondo me, sufficientemente avanzata. Assolutamente. Allora ci fermiamo ancora adesso qualche istante per la pubblicità, restate con noi, torniamo fra pochissimo. Siamo di nuovo in onda. Allora, tu citi anche, chiedo scusa per la pronuncia, Eliezer Yudkowsky. Cosa scrive? A un certo punto la freccia dell'intelligenza artificiale colmerà il minuscolo divario esistente tra l'infraidiota e l'ultra Einstein nel giro di un mese o in un periodo di tempo comparabilmente breve. La tecnologia prenderà il posto del dio di Abramo. È questo il superuomo descritto da Nietzsche? No, no, questo è... I transumanisti lo rivendicano, però. Ma perché, povero Nietzsche, se penso bene, aveva ragione quando, per altri motivi, quando a Torino, dice la leggenda, abbia abbracciato il cavallo dicendo sto diventando pazzo. Ti credo, ma perché aveva la percezione, secondo me, dico, faccio un po' di ironia, per sapere, sono diventato pazzo a pensare come verrò tradotto io con l'umanità seguente. Il superuomo di Nietzsche non è un superuomo, ed è anche tuttora interpretato così, intendiamoci bene, una parte l'interpreta così, non è il superuomo meccanico, come posso tradurlo, non è Superman, non è il macio combattente, non è il superuomo, è colui il quale traduzione mia discutibilissima, applica la volontà di potenza per migliorare sé, non per cambiarsi. Non so se rendo l'idea. Assolutamente. Il superuomo di Nietzsche non è il Karl Schwab, che mi fa repulsione, Schwab si dice, soltanto a citarlo, che è il superuomo che vuole fare il grande reset e cambiare l'umanità a sua, sperando di no, già sconvolgente, immagine e somiglianza, o quantomeno secondo il suo progetto di ingegneria sociale. Non è questo superuomo. Superuomo è qualcosa che lavora, che costruisce una trascendenza dentro di sé. Il passaggio tra l'uomo e la scimmia, tra la scimmia e l'uomo, e dall'uomo al superuomo, è sempre interiore. Non so se assolutamente spiegazione corta, così spero comprensibile, sulla ecco, come direbbe Nietzsche, sulla trasvalutazione del suo valore di superuomo in un cyborg, capito? Nietzsche non ne fregava, forse non se lo immaginava, ma se esistesse adesso, se ricomparisse di nuovo, direbbe: ma guarda che il mio non era un cyborg, ero un uomo normale in carne ed ossa, senza altri strumenti, che ha una potenza interiore superiore a voi che pensate di costruire cyborg, aggiungerebbe, secondo me. Ecco, chiarissimo, chiarissimo. Allora, siamo nell'epoca, almeno insomma, chi ha una certa età come me, diciamo, è vissuto senza l'intelligenza artificiale, gli algoritmi, questa tecnica, insomma, ecco, era un mondo diverso. Quindi abbiamo anche la possibilità di fare un confronto tra quello che era prima e quello dove vorrebbero portarci. I ragazzi oggi purtroppo questa cosa, questa possibilità non ce l'hanno. Però c'è un problema, perché l'uomo comunica con degli stati emozionali, degli stati psichici, mentre la macchina no, cioè elabora dei dati tecnici, quindi sicuramente non è in grado di supplire a tutte queste cose. Per di più, affidandoci sempre di più alla tecnologia, all'intelligenza artificiale,
rischiamo di compromettere le nostre funzionalità anche cerebrali. Tu citi nel tuo articolo questo studio di neuroscienziati sui tassisti francesi che, utilizzando tanto il navigatore, quindi affidandosi completamente a questo, alla fine hanno riscontrato che si erano atrofizzate alcune aree del cervello. Sì, questo qua è un esperimento, non ricordo mai se l'ho scritto. Francesi, sì. I francesi, sì. Ma questo è documentato, perché pensiamo negli adulti, è banale, diciamo delle cose che sembrano banali un po', ma che dovrebbero essere pensate dalle persone. Nel momento in cui tu guidavi una volta, o avevi l'amico o l'amica che ti con la cartina diceva gira a destra, gira a sinistra, dovevi memorizzare la strada. Adesso con l'automatismo, certo, tu arrivi e non ti accorgi neanche dei palazzi che sono incontro, perché guardi il navigatore e prosegui. La stessa, esatto, identica cosa, e per altri versi, riguarda tutta la strumentazione di elettronica, credo si dica così in generale, che, ovvero sia lo smartphone, i tablet, che riguardano i bambini. Cioè, è documentato da Spitzer e altri, non mi ricordo a memoria tutti i nomi, l'importanza della scrittura a mano, sia per le mappe cognitive e per la capacità di valutare, partendo dal foglio, la distanza, la lunghezza delle parole. Prendo uno strumento concreto della realtà e dicono, ho letto uno degli ultimi lavori fatti, così casualmente, è capitato casualmente, che addirittura sembra che aiutino a superare certi deficit dell'autismo. La meccanica, il far di conto meccanico, scrivere con la penna alla mano, disegnare. Il paradosso qual è? Che esattamente è un po' come succede per il discorso climatico. Nel momento in cui degli scienziati avvisano di questo, appunto, il potere nella mobilitazione totale di tecnica e capitale fa esattamente il contrario, cioè distribuisce tablet in tutte le scuole. Certo. Ma infatti è una cosa che mi fa... Non a caso... Prego, vai, finisci, scusami. No, dimmi. Non a caso i figli di Zuckerberg, di Facebook, piuttosto che di altri, vivono senza cellulari, un motivo ci sarà, gli proibiscono l'utilizzo. Sì, perfettamente. D'accordo, ma questo è il paradosso della nostra contemporaneità, capito? Penso al professor Zichichi, quale spiega, io che proprio di tecnica sono assolutamente, per la tesi sono assolutamente negato, l'importanza, avevo visto un video, l'importanza della CO2 in quanto i primi organismi sono state le piante, poi è arrivato l'uomo, eccetera. Bene. E il mio conterraneo qui di Gorizia, il premio Nobel Rupia, ha spiegato che questo accidente del riscaldamento globale è tutto da discutere, in realtà è vero o non è vero, c'erano dei particolari che non riuscivo a capire, ma è un bluff. Sì, è un bluff, è un bluff. Chi ascoltano è Greta Thunberg. Eh sì. Questa povera ragazzetta che ha un problema documentato, e non lo dico io. La sindrome di Asperger, povera ragazza. Bravo. Con un altro piccolo particolare, che anche non lo dico io, ma è trovabile nel web, con un guadagno milionario, gestito dalla sua famiglia, eccetera, certo, eccetera, probabilmente non solo da lei, e per questo suo impegno ecologista. Ora, siamo arrivati al punto che se lo scienziato avverte di un pericolo, il potere, ripeto per l'ennesima volta, nella mobilizzazione totale della complicità tecnica e capitale continua nel verso opposto. Come combattere? Non lo so, quindi anticipo una possibilità, cosa possiamo fare? Non lo so. Ma infatti io ho seguito tanto anche questa faccenda del presunto riscaldamento. Il riscaldamento climatico, c'è della emergenza, presunta emergenza climatica, con tanti scienziati, professori, Franco Prodi, Prestininzi, Battaglia, insomma. Esempio,
che insomma sostengono, ma con delle prove molto chiare, facendoci vedere, mostrando i grafici, eccetera, 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 che in realtà il clima è sempre cambiato, quindi è un grande bluff questo dell'emergenza climatica, con la quale però poi ci privano dei nostri diritti, perché adesso ci dicono non puoi inquinare perché c'hai la macchina, non puoi l'agricoltura, addirittura le mucche e gli animali che sono stati il nostro primo sostentamento da quando l'uomo è sulla faccia della terra inquinerebbero, quindi insomma è proprio una distorsione enorme. Però prima di, insomma, abbiamo ancora un po' di tempo, poco tempo, volevo farti questa domanda perché qualche tempo fa un tuo video nel quale definivi Macron uno psicopatico ha fatto molto scalpore. Come sei giunto a questa conclusione? Ma per caso, cioè, è tutto nato per caso, perché all'epoca avevo, ero già, non ero ancora in pensione, no, non so perché, indifferentemente le motivazioni, ma... E mi occupavo di Gianfranco Fini. Ah. Avevo un po' fatto un collegamento, una sovrapposizione tra lui come comportamento e Macron. Allora mi divertivo a vedere dei video. E c'è una tecnica che di un mio amico che scrive, collega che scrive anche su Nexus, che si chiama Enzo Kermol, che lui insegna emotusologia, che è una grandissima parola per dire... come comprendere i sentimenti, le posizioni, il carattere delle persone attraverso il non verbale. Mm. Un giorno mi chiama un amico, mi chiama Sinagra, ah. Il professor Sinagra, sì, che sì. Voi avete sentito, mi hai detto che hai intervistato. Sì, 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 guarda, da poco. Un amico mi chiede il tuo nome per... Alcuni suoi amici che fanno parte dell'ufficio politico di Marine Le Pen, se sei disposto a fare un profilo di Macron. Ma, mi sono messo lì a tavolino, davanti al computer, ho studiato un poco e poi è uscito questo profilo. Ecco tutto qui, poi c'è stato, sì, è stato condiviso, è stato per questo, adesso faccio come... una persona che io non sopporto molto, e lo dico anche pubblicamente, che Andrea Scanzi, non so se tu hai avuto modo di guardarlo, io, di sicuro. Anche io non lo sopporto. Beh, tanto. No, perché si mostra i suoi libri, sono il migliore, i capelli sono miei, dato lui che li ha, e quindi detesto come farmi la pubblicità. Però lo dico con una soddisfazione che per i francesi, perché poi ha avuto successo e poi è stato acquisito dalla pronuncia difficile Komsomolskaya Pravda, che è un quotidiano di Mosca, che lì hanno aggravato, perché non avevo detto io una cosa e non la ripeto, la posizione di Macron, riportando per intero la traduzione del video. E poi a un certo punto mi sembrava che l'ufficio politico di Macron dovesse querelarmi, però c'è un piccolo particolare: la psicopatia, lo dice una grandissima psicoanalista americana, McWilliams, non è una malattia mentale. Lo psicopatico, dice da noi, dice lei negli Stati Uniti, i grandi psicopatici sono i grandi condottieri, sono i capitani d'industria. Lo psicopatico è una persona, in linea di massima, nel 90% dei casi, molto intelligente, molto preparata culturalmente, in molti casi di bell'aspetto, sicuramente sa sedurre le persone, per cui ha una capacità di attrattiva notevole, e anche empatia. E qui sull'empatia poi ce la giochiamo tutta, perché tutti pensano che l'empatia sia essere empatici, significa comprendere il sentimento degli altri, ma ci sono due tipi di empatia: capacità di comprendere i sentimenti degli altri e capacità di immedesimarsi nei sentimenti degli altri. Lo psicopatico comprende benissimo il sentimento degli altri, ma non si immedesima, per cui usufruisce dell'altro a suo scopo. Ecco. Quindi chiaramente per poter usufruire di una persona devi capire il suo sentimento, ma non è detto che ti interessi quello che pensa lui, perché tu sei portato e deciso a raggiungere un tuo obiettivo. E quindi...
La Corea di Macron non è partita e io mi aspettavo un bel processo in Francia, come dicevo, il terzo processo più importante dopo Dreyfus, mi sono montato la testa all'epoca, dopo Certo. Dreyfus e Brasiak invece è andato in niente, vabbè. Perché insomma normalmente lo psicopatico, tu insomma, ho letto il tuo articolo, è una persona molto intelligente. Per esempio, l'omicida seriale che pianifica l'agguato alla sua vittima predestinata è molto in gamba in questo. E poi sostanzialmente si preoccupa, però non si preoccupa poi del risultato delle sue azioni, sostanzialmente non ha Ah coscienza, insomma. no, certo. Ecco. No, Va bene. certo. Allora, il tempo a nostra disposizione per questa sera è terminato. Io ti ringrazio tantissimo, è stata una puntata interessantissima. Ti auguro, Adriano Segatori, ti auguro una buona serata e un buon lavoro. Tanti saluti a voi, spero di avervi fatto bella figura. E Assolutamente. saluto agli organizzatori. Grazie del supporto, grazie a tutti. Ciao, ciao Matteo. Una buona serata anche ai nostri telespettatori. Io come sempre vi aspetto dal lunedì al venerdì alle 23. Avviso scoperto. L'informazione senza veli con Matteo De Micheli.